È come se ricominciassimo il campionato, perché il futuro non è un futuro rosico per San Benedetto. Dobbiamo mettere insieme tanti imprenditori, dobbiamo mettere insieme una società più forte, e non dico più seria, ma più forte, per far sì che questo possa essere un inizio e arrivare laddove tutti quanti pensiamo che possa essere la Serie B, che è quello che ci spetta. Grazie a tutti i tifosi che sono venuti a Recanati, speravo veramente che fossero di più. Mi scuso con tutti che i biglietti non c'erano, ma io sinceramente non potevo fare altro, e spero che magari in futuro riusciamo a fare un campionato e un'ultima partita come ai vecchi tempi. Martedì diamo una risposta ai due imprenditori di Milano, che ringrazio tantissimo, che sono venuti due volte a San Benedetto. Ma una risposta negativa? No, sinceramente non lo so, ci siamo dati appuntamento a martedì. Anche perché loro, se qua ci fosse una risposta negativa, loro andrebbero a fare degli investimenti in un'altra squadra. Io penso che, oltre ai miei imprenditori, ai miei soci, penso che ci debbano essere ancora più persone, ripeto. L'obiettivo è quello di fare una società forte. La società deve essere una società che possa organizzare e far sì che si possano creare i presupposti per fare campionati avvincenti come possono essere stati questi due anni. Quindi questo è l'obiettivo di San Benedetto, lo ripeto, in virtù dei tifosi che abbiamo, sono stupendi, sono eccezionali, sono corretti, cosa importante che sono corretti, quindi tutto quanto in questo, alla passione che c'è a San Benedetto. No, io penso che Pazzi ha fatto il proprio dovere, è giusto che abbia segnato in virtù della correttezza che ci deve essere nel calcio.